Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Fisco, accordo tra Italia e Liechtenstein. ISIS, rivelata l'identità di Jihadi John. Rai Way, Renzi chiude, 51% resta pubblico. Dopo la Svizzera, capitola anche il Liechtenstein, secondo paradiso fiscale del vecchio continente, a dire addio al segreto bancario. Il ministro dell'economia Padoan e il primo ministro e ministro delle finanze del Liechtenstein, Hasler, hanno firmato l'accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali. Lo scambio di dati partirà dal 2017 a valere sui redditi del 2016. Jihadi John, il boia dell'ISIS, comparso in diversi video di esecuzione di ostaggi, si chiama Mohamed Mwazi, ha 27 anni ed è di Londra, lo ha rivelato la BBC, citando fonti di Scotland Yard. Il vero nome di Jihadi John era già noto alle autorità britanniche, che hanno deciso di non rivelarlo prima per non compromettere le indagini. Mwazi era apparso per la prima volta nel video della decapitazione del giornalista americano James Foley lo scorso agosto. Operazione di mercato, non politica, contano il mercato e le sue regole. Comunque non modificheremo il controllo pubblico che resta al 51%, così il premier Renzi, tornando sull'OPAS di Mediaset su Rai Way. Intanto il CDA della RAI ha approvato il piano Gubitosi sul riordino dei TG, che dovrebbe consentire al regime risparmi compresi tra 80 e 100 milioni di euro. Secondo quanto si apprende, hanno votato a favore 5 consiglieri su 8. L'ex ministro dell'interno Claudio Scajola e l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro sono indagati dalla procura di Bologna per concorso in omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta bis sulla mancata scorta al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle 9 BR sotto la sua casa di Bologna. La prima inchiesta fu archiviata, la nuova fu riaperta la scorsa primavera dopo la trasmissione a Bologna di nuovi documenti. A oggi con Berlusconi non c'è un accordo sul piano politico nazionale, lo precisa il segretario della Lega Salvini, che spiega: a Bruxelles sediamo su banchi diversi, lui difende l'euro che noi riteniamo una moneta sbagliata, lui insieme alla Merkel, noi alla Le Pen. Abbiamo una visione d'Italia e di Europa completamente diversa. Forza Italia deve cercare di costruire una coalizione di centrodestra larga e vincente, ma non siamo disposti a essere presi in giro, alla replica del consigliere politico di Forza Italia Toti. Scompare il primo cantante ad aver inciso Mala Femmina di Totò nel 1951. Giacomo Rondinella, star della canzone napoletana fin dagli anni 40, è morto a Roma a 91 anni. Era nato a Messina il 30 agosto del 23. Rondinella fu anche attore tra i suoi film Carosello napoletano di Ettore Giannini. Un'altra voce storica della musica della nostra città si è spenta, ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.